Buon fine settimana ai nostri telespettatori insieme a Rete 8 e alle nostre ricette. Noi apriamo questo weekend con un primo piatto veloce, anche di recupero, da rifare assolutamente grazie ai consigli del nostro chef Marco Caldora. Ben rivisti appunto anche oggi. È giusto il recupero, come dicevi ieri quando abbiamo fatto la salsina di carote, hai detto se questo mettete da parte, infatti oggi abbiamo messo da parte la salsina, la crema di carote, il radicchio che avevamo cotto. Ne avevamo utilizzato solamente un quarto. E la stessa cosa la sogliola. Quindi abbiamo recuperato tutti questi ingredienti per fare un primo. E infatti faremo uno spaghetto quadrato, sogliola, carote e radicchio. Fantastico, perché ieri ci era avanzato. Questo radicchio del quale avevamo utilizzato solamente un quarto, quindi sì, avevamo una bella quantità. Esattamente, sì. E poi questa crema che avevamo preparato per fare la ricetta di ieri, se l'avete persa andate su YouTube perché la potete trovare, è una sogliola con carote e radicchio, ma davvero squisita, si fa in pochissimi passaggi ma davvero strepitosa. E quindi perché no? Abbiamo pensato di dimostrarvi, di farvi vedere come con gli stessi ingredienti si riesce a realizzare anche un primo piatto. Infatti, come abbiamo sfilettato la sogliola ieri, sì, l'abbiamo fatta anche oggi e lo mettiamo in padella, sempre con un spicchio d'aglio, una lucetta di burro e un po' di prezzemolo, e lo facciamo andare in questa maniera. Invece con le lische abbiamo, sì, ricavato il fumetto che servirà appunto per bagnare questa... Perché in cucina non si butta via nulla, quindi no, le lische delle sogliole non le buttate. No. Fate il fumetto. Invece al radicchio che abbiamo fatto? Al radicchio la stessa cosa, come abbiamo fatto ieri, invece poi di lasciare il quarto intero l'abbiamo fatto a julienne. Abbiamo, sì, fatto proprio delle striscioline di radicchio, sempre passate con olio, aglio e prezzemolo. E prezzemolo. E le facciamo proprio stufare in questa maniera, sì, che rilasceranno anche un po' del loro liquido, della loro acqua. Sì. Alla sogliola aggiungiamo un goccino di vino e un pizzico di sale. Ecco qua, perfetto. Facciamo cucinare in questa maniera. Quindi, ricapitolando, i passaggi sono davvero semplicissimi. Certo. Faccio un breve recap per vedere se ho capito bene e quindi anche i nostri telespettatori che secondo me sono molto allineati con me. È vero. Quindi tagliamo un quarto di radicchio o metà, in base alle quantità, alla julienne, sì, e lo facciamo stufare in padella con uno spicchietto d'aglio e una foglia di prezzemolo. Esattamente. Dopodiché sfilettiamo la sogliola, facciamo questi trancetti piccolini e la facciamo sempre un po' stufare con uno spicchio d'aglio, un po' d'olio, un po' di burro e sfumiamo con un po' di vino con un bianco. Un po' di vino bianco. Certo, facile. Tutto qua, facilissimo. Facile. La crema teoricamente ce l'abbiamo da ieri, ma per chi la dovesse fare sul momento deve far cucinare le carote, sì, con un po' di cipolla. Con un po' di cipolla. Le deve far lessare. Esattamente. Lessare a parte ben una cotte. Patata. A parte una patata e poi si unisce. Quattro carote, una patata. Questa è la dose. Sì. E poi si frulla tutto qua insieme e ce l'abbiamo. Tutto qua. Allora, mettiamo da parte un po' di sogliola che servirà per la decorazione del piatto. Eccoci qua. Noi i spaghetti li abbiamo... noi li cuciniamo con un po' di anticipo. Un po' di anticipo, quindi li abbiamo anticipati. Mettiamo lo spaghetto, lo lasciamo sempre... Mi raccomando, sempre un po' al dente, sì, perché poi andremo a lavorare in padella. E facciamo quindi ultimare la cottura in padella, questo, sì, è un passaggio importante, sì, sì, è importante in cucina. In maniera tale che una pasta di buona qualità, molto rugosa, molto tira fuori parecchio ruvida, anche amido. Tira fuori amido e crea la sua salsina e assorbe di conseguenza anche tutti i profumi, tutti i sapori. Giochiamo sempre con il fumetto in questa maniera, facciamo assorbire bene tutti i profumi, sempre a fiamma viva, e mettiamo il radicchio che poi tagliato alla julienne rimanda anche alla forma dello alla spaghetto. Forma dello spaghetto, sì, perché quando andremo appunto a fare la nostra, sì, la nostra forchetta prenderemo appunto spaghetti e radicchio. Mettiamo anche il... Certo che anche il radicchio, chef, è molto versatile in cucina, si come presta, no, a tanti sia usi. Sia crudo, sia cotto, sia arrostito, in tutte le maniere. Sì, certo. E poi comunque quella sua nota leggermente amara, sì, devo dire che sta ma bene un po' gradevole, con tutto. Molto, sì, 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 esatto, molto gradevole, è un amaro che ci sta. E la pasta bella comincia a prendere forma, a rilasciare profumi, un po' di prezzemolo fresco.
Eccoci qua. Guarda, sai, se guardando questo piatto qui da questa prospettiva, sì, il radicchio mi fa pensare al calamaro. Sì, perché magari il ciuffo di calamaro diventa rosso, è vero. Sì, è vero, quando cucina diventa rosso, viola, rosso. È che sono talmente abituata a vedere cucinare i calamari da Marco. Che... Ah sì, quei molluschi ce le vuoi, nei ristoranti di pesce, quanto sono buoni, porchi, seppi, calamari, questi qua sono i piatti principi, cioè non possono mai mancare perché adesso è la in base... primavera un po' di seppioline le rifacciamo. Come no, come no. Ecco qua, ci siamo. Ci siamo. Non mi dire che possiamo impiattare, sì, chef. Sì, possiamo impiattare, andiamo a guardare un piatto di pasta, non è che abbiamo... spettacolo, che velocità. Sì, sì. Facciamo bella che profumo che arriva. Io mangio sempre prima con il naso, chef. Prima ancora che con gli occhi. Come no, è importante, Jennifer, questa cosa che hai detto adesso. Per me il profumo è tutto. Ah, giusto, c'era anche questa, già me ne ero scordata. Prendiamo la nostra crema di carote, mettiamo sul fondo del piatto. In questa maniera. E comunque un buon piatto di pasta a chi non piace. No, ce le vuoi. Ci vuole, ci mette tutti d'accordo. Ecco qua. Ci rende tutti più simpatici, vero? È vero, Jennifer. Bel carboidrato che si impossessa di noi e noi siamo felici e contenti. Ecco qua. Base del piatto, mettiamo la cremina di carote, spaghetti e radicchio. Facciamo un bel nido. Ma guarda che bello questo nido. Così. Che bravo il nostro chef che ci fa vedere come si recupera tutto in cucina. Partendo dalle stesse basi, risultati completamente diversi, ma sempre incredibilmente gustosi. È vero. Bravo chef. L'aglio ci vuole. Manca qualcosa, no? L'aglio ce l'abbiamo messo di lato. Ci mettiamo giusto una scorzetta di freschezza. Sì, giusto una. È un tocco di classe questo. Il limone giusto, accende tutto. Giusto una. Ma appena appena, senza esagerare, giusto per estrapolare gli oli essenziali. Filo d'olio crudo. E voilà, spaghetti, sogliola, carote e radicchio. E dunque buon weekend con questo piatto, è con questo piatto che vi auguriamo di trascorrere due giornate di riposo, due belle giornate insieme alle persone che più amate e soprattutto ai fornelli. E se avete dubbi su cosa preparare, su come impiegare al meglio il vostro tempo in cucina, ma che problema c'è? Ci siamo noi che siamo su Rete 8 sempre quotidianamente, ma siamo anche su YouTube con tantissime ricette alle quali potete ispirarvi per i vostri piatti del weekend. Noi ci vediamo come sempre tutti i giorni, ci vedremo anche domani direttamente da Scanno insieme al nostro Angelo Di Masso. Ciao Marco. Ciao a voi, è stato un piacere accompagnarvi questa settimana e allora ci vedremo molto presto. A domani.